Ciao amici, amiche, come state? Allora, vediamo un secondo, di condividere la live, ragazzi, ragazze, spero che siete tornati dal lago, dal mare, dalla montagna, eh? Dai, subito. Sono già in live. In live, ciao ragazzi! Siete tornati dal lago, dal mare, dalla montagna, eh? Ok, si è verificato un errore, perfetto. Perfetto, anche scusate, oggi non sono venuto in live perché fa veramente troppo caldo. Siamo andati a farci un giro stamattina e oggi pomeriggio ero distrutto. Ciao amici, come state? Grandissimi, grandissimi, grandissime. Ciao mitici, allora condividiamo. E partiamo subito, subito con la campagna e con un po' di tempi. Voglio capire un attimo come fare la Gran Bretagna domani. Ciao amici! Condividiamo, ho condiviso dappertutto? No, forse Discord no. Ciao ragazzi, ragazze, mitici, come state? Come state? Ok, condivisione di tutto. Andiamo subito a giocare con Formula 1 2022 e faccio vedere tutte le novità del... Ciao Sound Alert, ciao Stream Elements, come state? Come state? Come state? Tutto bene? Ok. Bella Manuel! Grande! Come stai? Come stai, Manuel? Allora, devo farti vedere che ho preso praticamente il pass, mi hanno dato queste cose. Ciao Sharder, amico mio, come state? Come state? Oh, bene, bene, tutto bene ragazzi. Allora, devo scusarmi con Sharder perché dovevo fare Gran Turismo 7 e invece ho fatto tutti i cosi con Formula 1 e ormai vabbè, siamo su Formula 1. Comunque ce l'ha anche lui, quindi possiamo giocare insieme, insieme. Dimmi tutto, dimmi tutto. Beh, comprare non compro niente, raga. Allora, adesso Sharder, mi faccio... Oh! Gettone ottenuto. Oh! E quindi? Sera non facciamo la lobby tutti insieme? Sì. Ma tu dici di Formula 1 2022? Dopo, dopo, assolutamente sì. Diciamo bene, io sono veramente stanco. Sì. Possiamo farla tranquillamente. Bisogna capire come fare le cose. Eh? Evento settimanale, amichevole, schermo condiviso. Allora, io volevo fare le prove a tempo, ragazzi, perché sinceramente... Allora, vorrei farla io, Manuel, perché devo imparare a fare le stanze, perché poi capita che devo fare le cose ed è un casino, sinceramente. Se poi non riesco, la fai tu o se non riusciamo a entrare tutti. Facciamo così, Manuel, così faccio, imparo anche a fare le stanze perché quando poi non c'è l'amico Sharder, ciao amore mio, come stai? Tutto Ciao, bene? ciao Manuel. Quando poi non c'è l'amico Sharder, non ci sei tu, poi dopo sono nei casini. Comunque senza problemi, eh. Poi se non riesco la fai tu. Vediamo di impostare un po' Ciao. le cose fatte bene. E
e farla, perché sinceramente ragazzi mi sembra un po' assurdo che non riesco. Allora, freni antibloccaggio, facciamo medio, togliamo tutto. Come stai a te? Tutto bene. Oh, ciao Shader! Non ci fosse nessuno. Sì, c'è. Stanno arrivando i nostri amici. È sabato sera e diciamo che probabilmente in tanti usciranno anche, quindi sì. non lo so quanta gente ci sarà, però anche tu stai uscendo, quindi mi lasciate tutti soli, ragazzi, tutti e soli. Mi lasciate tutti soli, miei amigos. Allora, impostazioni provate, vediamo un attimo. Voglio un po'. Perché non vai a correre con Carla? Perché non ce la faccio e lei va troppo lento e si arrabbia. Perché devi stare dietro a me, io vado troppo lento, tu devi andare troppo lenta. Sì. E io mi spacco, quindi va con Leonardo e Olivia la maggior parte delle volte, o con le sue amiche, o da sola con Olivia. Io vado in palestra, quindi sto facendo di mio. Ma tu fai i muscoli. Io faccio... Guarda qua. Occhio a Leonardo. Certo. Allora playlist. No, occhio, non la voglio. Nel senso che è nostro figlio. Sì, Leonardo è mio figlio. È nostro figlio. Non è mio figlio. È nostro figlio. Cosa è successo? Ah, subito... Ricomincia il giro, dai. Subito una tipo penalità. Sì, sì. Leonardo, Zane Boy, non l'hai mai visto? Manuel. Leo, vieni qui. Leo. Bella Shader. Vieni un attimo. Beh, poi cosa vuol dire Manuel? C'ha anche gli amici e mica... Perché va via con uno, deve per forza fare cose strane. Amore mio, fai cose strane quando non ci sono io. Sono 20 anni ormai che siamo sposati. Sì, vero. Allora, ha una cosa talmente strana, il volante così, che non è come Gran Turismo, ragazzi, che... Sì, certo. Certo, se non ti avevi già banato. Certo. Però è vero, eh? Però è vero. Cazzo ragazzi, è veramente tosto questo Formula 1, eh? Leo, vieni qui un attimo. Un minuto, Leo. Perché frena poi ogni tanto, rallenta? Allora, devo... Sì, è andata anche meglio forse che il Gran Turismo, però. Vabbè, vai a camminare, poi se sono ancora in live fai. Per camminare, non so, no? Infatti è meglio se stai qui con noi, amore. Sì. Cacchio ragazzi, è veramente tosto, eh? Leonardo, non domani, oggi, possibilmente. Ma secondo me non si è sentito. Coca e acqua fredda, frizzante, non compri un cazzo, amore, con sta roba, questa storia che non per dimagrire. C'era giù il vinello, ma non so se è rosé o che cosa. Bella mitici! Incredibile, ragazzi.
incredibile. Sembra che non so correre. Ecco, ho sbagliato ancora a schiacciare sto cavoloino di Bruxelles. Di coso? Cioè, ciao. Ciao. Ok. Allora, ricominciamo, eh? Ricominciamo. E dopo devo andare a Silverstone. A Silverstone, raga. Sì, bisognava mettere anche l'altro ventilatore qua che si punta. Va, va. A dei cali. Ah. Ho finito di fare due livree per, per Ferrari. Grande. Ma sono della scuderia o tu e Sciarderino? Della Ferrari. Sì. Ma non si dice. Amore, no. Ok ragazzi, allora, penalità, penalità, notte, notte, la scuderia, l'altra, non ho letto l'altra, una scuderia, l'altra tua, l'altra accademia, ah, grande, devo passarmi l'audio, ma se no fa il loop, sempre l'audio. Ciao ragazzi, mitici e mitiche, come state? Dai, facciamo un po' di Gran Formula 1 insieme. Devo abituarmi a questo gioco, ragazzi, perché è cambiato veramente, veramente tanto. Uè, Andrea, amico mio, come stai? Oh, ah, mi è venuto in mente che mi avevi mandato i settaggi, eh. Devo provarli, devo provarli. Adesso li provo, magari. Aspetta che non ho ancora giocato, sinceramente, a Formula 1 e mi sto... appena rientrato, oh, amico mio, bella lì. Allora, vediamo un secondo dov'è, impostazioni, impostazioni. Caspita, appena rientrato dal lavoro sarà stanchissimo. Dai, amico mio, ci passiamo un po' di tempo insieme, che poi Manuel, Sharder, io e te magari ci facciamo una bella corsettina qui a Formula 1. Grande ragazzi. Allora, aiuti. Ciao Carlita. Ciao, ci hanno saltata, ciao. Ok. Comandi. Logitech, modifica. Allora, vediamo un attimo, perché tu oggi mi avevi mandato qualcosa, eh? Grandissimo. Allora, 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 vediamo ragazzi. Allora, vediamo un attimo, vediamo qua. Allora, con calibrazione, no, vibrazione force feedback forse. Allora, intensità vibrazione meno 10. Sarà. Allora, no, ma non è questo. Friend of the ever. Ma no, non fa caldo. Intensità, vibrazione. Chi? Non fa caldo. Non lo so. Allora, Maria, dopo ti accordo il messaggio che mi ha mandato la Silvia. Ammortizzatore esterno.
ma non a fare. C'erano questi. Possiamo forse valutare, così andiamo. Feedback Strange, questo è. Oh, 50. Bella ragazzi, come state? Mitici? Infatti. Che cosa? La tua live. Cosa? La tua live è così. Ma voi vedete la live o no, raga, sarà il tuo telefono. Via via. Stai facendo più cose. Ovvio, stanno vedendo, ma la tua... Ah, allora sì, mio. Sì, sempre così. Il mio telefono deve cambiare. Allora, 15, 10... Ah, vediamo un attimo di fare il settaggio che mi ha passato Andrea e vediamo un secondo. 0, no, 360, 900. Allora, se io faccio cerchio dovrebbe averli tenuti, eh. Salva come nuovo controllo. Facciamo Andrea, in onore, che se funziona è Andrea, se non funziona so cazzi, è Andrea, so cazzi, non funziona, si vede, esatto, ah si vede Charles, no infatti è Carla che ha problemi. Sì. Non lo so amore, sempre quella la risposta. Allora, uè, TM grandissimo, come stai amico mio? Grande TM. Allora sto provando un po'. Oh my gosh! Ah, bene amico. Allora, stasera è seratina di Formula 1 perché volevo provarla per domani, sinceramente, che non so a sto punto se me la gioco col Formula 1 2021-2022 la gara domani. Però ho visto un calo ponderale dei miei amici nelle live, penso che sia per il caldo, perché insomma sabato sera magari qualcuno è andato a farsi un giro, magari, e io spero sempre che andate di pomeriggio, così alla sera poi ci siete tutti. Sì. Hai ragione Andrea, bisogna abituarsi, solo che io se domani devo farmi 60 giri, sono 60 giri così, sinceramente me lo faccio con... Sì. Domani c'è la gara, Silverstone. Alle 2 comincia. Ho visto che piace, è divertente, mi piace farla anche a me. Ma perché cala? Ah, sì. Eh sì, amico mio, orca. Guarda qua il pro. Mamma mia, non posso dare male. Ah, sì, con l'assetto così, col volante? Sì, non è male. No, facciamo col... Allora, trazione... Gli aiuti, dici, medio. Toglierlo completamente e non ce la faccio, raga. Ma sei pazzo? Completo, medio o bagatto? Ah, è completo? Perché volevo fare un po' più, sai come... Differenziale 60. Ah, ok, aspetta. Freni 51. Ok. Facciamo così? Infatti ho fatto apposta la prova a tempo per provare un attimo, raga, eh. No, completo meglio, perché è meglio.
per sul ghiaccio. Sto notando. Sto notando, TM. La trazione completa, ti schietti tutto e ci penso a lui a fare l'erogazione. Se invece la togli devi essere tu col pedalino, no? Sennò poi ti giri nelle curve. Hot lap vuole? Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi, mamma mia. Timo Pichard, grande. Allora, io ho schiacciato cerchio. Come stai amico mio? Allora, mi sto ambientando a questo nuovo Formula 1, eh. Ma è tosto, eh. È tosto, eh. Ma io ho schiacciato cerchio, come dice. Ah, è già così. Infatti, ho schiacciato 3-4 volte cerchio. Guarda quei balordi. Dai, grande! Sì, sì, ce la facciamo dopo, TM! Grande! Grande, grande team! Possiamo fare gara insieme, ragazzi, dopo, eh? Fatemi ambientare un attimo il gioco, perché sennò poi andiamo a correre insieme e sono l'ultimo degli ultimi poverati. Però io, Sharder, Manuel, Team, TM, Andrea, anche tu, Team. La griglia un po'. Ah, grande, grande, meglio alla griglia che in griglia. Senti qua, che botta, eh? Andrea, grandissimo. Vabbè, Andrea era ovvio che doveva venire con noi. Dai, adesso rilasciati. Meglio alla griglia che in griglia. Che figata, raga. Anche domani alle 6, amico. Allora dai, andiamo a giocare subito, se no non riusciamo a far niente. Io non so fare il perfetto, tranne la chicane. Grande, grande. Allora, Miami non l'ho ancora provata tanto bene. Mi piace un botto, però, eh. Ma tu cosa usi come controllo trazione, cosa, Tim? Perché allora io volevo provare. Mamma mia raga, mamma mia. Yes Marina Azerbaijan. Sì, Yes Marina. Media anch'io, porca miseria. Ho messo media, però in Gran Turismo lascio il TCS a 0, no, perché mi fa frenata assistita, no. Però ho messo perché ti sei preso bene il piedino con le accelerazioni, Andrea. Perché era, allora, prima di tutto la TCS a 0 vuol dire che sei tu a erogare, quindi vai ancora più veloce. Però il problema mio è che ho il piedino un po'. Vedete che sbagli faccio di marce? È un po' il piedino pesantuccio, sì. Con 57 kg di piede. Grande, grande, ti sei trovato bene. Io sinceramente mi sto trovando un po' così e così, ma non perché il gioco l'ho fatto male, eh. È perché è diverso dal 2021 e faccio fatica. Vedi che ce li ho sempre lì davanti, è come se è un fantasmino davanti, non riesco a prenderli. Eh sì, amico mio. Cioè già vanno più veloci di me, perché? Tam par comincià. Sì, i fantasmi danno un fastidio becco. Assolutamente sì, Andrea. Dai, stacco un attimo le mie prove e facciamo. Tanto alla fine della fiera
se facciamo le gare tra di noi è come se provo, quindi alla fine è provare anche quello. Visto che devi andare a letto presto, lo faccio per te, amico mio. Quindi andiamo subito online. Sharder, Manuel, poi chi vuole venire, TM, se vuoi venire a farti qualche garetta insieme a noi. Che poi tra l'altro anche Carla è brava qui, lei dice di no, ma la volta che ha provato era quasi più brava di me. Grande! Amico mio! Grandissimo Andrea! Che gentilezza, sei mio amico ormai! Grande, grande! Sei sempre qui a venire a vedermi, a chiacchierare insieme, ci divertiamo e anche a darmi proprio, vedi come l'assetto che hai dato per il volante, oppure mi aiutate a fare le curve in Gran Turismo 7, ragazzi, io apprezzo tantissimo. Poi alla fine ho aperto il canale per questo, per trovare amici, per giocare insieme. E con la storia delle live anche così per farci delle belle, vedi, anche arca la miseria, il grandissimo team, la carriera insieme dobbiamo farla poi, sì amico mio, assolutamente sì, mia moglie mi fa vedere le foto e mi fa sbandare, quindi già sbando di mio in più, così la carriera dobbiamo farla. Sharder, però sinceramente, Sharder vieni che c'è anche Andrea e tutti gli altri che giochiamo insieme. Allora è ridicolo che la facciamo così. Nel senso, non perché il gioco non è bello, non perché tu sei più bravo di me, sono io che devo imparare un po'. Allora, volevo prima giocarmelo un po' così, no? Cioè, guarda che roba! Non capisco. Ciao amici e amiche, guarda che roba! Visto? Cioè dai, una volta che sto, scusate ragazzi urlo, una volta che sto andando bene mi si ingrulla sta macchina, dai, ma porca la miseria. Imposta differenziale come prima, ma non è una questione di troppo lento amico mio, è che qui non sto in pista, forse che sono troppo lento, forse che sono troppo lento Andrea, qui è un disastro, qui sembra di essere sulla scivolina. Ma quelle impostazioni si fanno tutte le volte, quindi se praticamente io esco non ho più le impostazioni, vero? Esatto. Grande! Col bagnato invece io. A me piace il bagnato. Sì, allora, scusami se sbaglio il tuo nome, Diego ti chiami, giusto? Perché avevo sbagliato ieri a chiamarti. Dario ti avevo chiamato, invece tu ti chiami Diego. Allora, invece col bagnato Diego è stato un disastro. Oh, grande dramma, vedi che poi alla fine il vecchietto, eh? Sì. Allora ragazzi, grazie mio amore. Vi porto in live. Se siete d'accordo e vogliamo farci un botto di risate, un gioco che è fighissimo. Non vi dico nulla, vi dovete solo dire se una sera in settimana ci siamo tutti, vi porto questo gioco e ci facciamo un sacco di risate. Un gioco un po' vecchiotto, l'hanno portato tanti youtuber, però quale youtuber non ha portato giochi? Cioè tutti gli youtuber sono assurdi. Quindi adesso giochiamo, Manuel. Stavo aspettando che Andrea mi dice che è acceso. Dai, e invece io no, io non riesco. Cioè, vieni anche tu, Diego? Stavi grigliando o puoi venire a giocare con noi? Ah, stai alla grigliata, scusami, no, hai detto sì, vengo. Oggi è l'anniversario di Giulia e di Alessandro, sono 6 anni insieme. Ah. Capito? Non ci sono sicuro. Ah ok, scusami TM, non avevo capito. Scusa, sto correndo a 329 all'ora, ho fatto un po' fatica a capire. Infatti ti ho fatto anche la battuta, sei sulla griglia e non sulla griglia del partito, vabbè insomma. Non me la ricordo più. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. Sì, penso che l'abbia capito, non gli hai scritto Diego? Non lo so.
Dai, forse. Forse. No, taglio. Dai, perché mi ha fatto il taglio? Perché? Perché frena da solo? Perché fa così, raga? No, dai, vabbè. La penalizzazione. Ma che penalizzazione di che? No, ma dai, non dire cazzate. No. Vabbè, raga, dai. Assurdo. Ma perché fa così? Perché ogni tanto perde? Ma anche a voi, ragazzi, vi perde il motore cala? O solo una cosa mia, raga? Raga, anche a voi vi dà... No, Marco, come, hai visto adesso che io stavo schiacciando e calava? Allora, solo su invito. Allora, vediamo un attimo di fare una cosa fatta bene. Come ti chiami sulla PlayStation? Marco Drums. Guarda, lo vedi? Marco Drums, lì in mezzo. Uguale, identico. Ho il mondo della morte nera e il mio logo, il drago. Però non so se in quella cosa della PlayStation il drago è arrabbiato o è... Dopo Manuelito il party, facciamo un po' così perché sennò diventiamo di... Allora, aspetta, allora, impostazioni, fammi capire come fai a invitare la gente, che qua non si può fare una live che è un disastro. Allora, numero 22, Marco Drums, bravo! Accettami, ma cioè mandamelo. Allora, scusami se ti... Me lo puoi mandare tu, TM, quando hai tempo? Perché sinceramente ne ho davvero troppi e non mi ricordo niente. Guarda, ha scritto TM come sono su. Marco Drums, me lo mandi, io accetto. Se mi fai la cortesia. Allora, non mi è ancora arrivato niente da TM. Adesso appena mi arriverà, mi arriva subito la notifica. Grazie Tim, grazie. Mandameli tu, eccolo qua la notifica, vedi? Mamma mia, quanto è bella la PlayStation. Ok. Elite. Marco, almeno ti spiego. Ok, certo. Almeno ti spiego una cosa. Aspetta, Manu. Allora. Amici. Ah, non hai un drago? Ah, non hai un drago. Nell'altro account. No, io ho un solo account. No, allora, perché a volte fa vedere TM la morte il logo del mondo di Little Big Planet, e a volte fa vedere il drago. Quindi non so per quale motivo, perché adesso sono offline, per dire. Credo che per quello che ti ha fatto vedere il mondo. Prova a vedere un attimo, scusa. Adesso mi metto online, Adesso dovrei essere online. Forse adesso ti fa vedere il drago. Però questa cosa qui me l'ha data in tanti. O trova il mondo di Little Big Planet. Oh, Willis! Amigos! Come stai? Allora, qui che cos'è che è? Solo per impostato. Fisso. Grande Willis! Come stai? No, auto il giocatore no, raga, perché è uno schifio. Morto. Ah, amico mio. Io oggi non ho fatto la live. Stavo veramente schiattando. Ti giuro. Fatto festa. Sì, magari. Ho fatto veramente una giornata notte rosa. Ah, grandissimo. Ciao amici e amiche. Tra poco devo mangiare. Vai tranquillo, team. Metti Marco Drums Games sulla televisione, così tutti mentre mangiate vedete il mitico Marco Drums Games che corre e sbatte e vi fate quattro risate. Giusto, no, amor mio? Ok. Mentre il capo grigliatore... Ah, che c'è entrato Willis, amore?
salutato. Beh, salutano anche con la voce, ciao, noi possiamo salutare con la voce. Parlando, poi non... Sì, te che ragione, poi ti dico, mi interrompi. Come dici, mi interrompi. Non c'è la TV. Cacchio, ma dove abiti? Metti il cellulare, metti un iPad, metti quasi... Come fai a non avere la televisione? Porca miseria. Willis, che cavolo. Trova il modo di mettere la televisione e far riscrivere tutti. Allora, aspetta ragazzi che devo capire. Tra l'altro... c'è la chat vocale dentro, sulla spiaggia, sti cazzi, posso dire sti cazzi, grande, grande, bella, 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 bella. Allora, ti dico, grande, grande, sulla spiaggia ingrigliata, sarà una cosa fichissima, amico mio, fichissima. Ok, dai, realistica, modalità recupero nessuna, no, no, dai, facciamo l'impostazione auto, se no una rottura. Usa una prolunga. Esatto, una bella prolunga SCART. Ti ho chiesto di partecipare. 90 euro. Ma dove, Tim? Desidero essere il tuo amico, da casa fino alla spiaggia. Manuale, no. Allora, la gara è manuale, carburante. No, lo sto facendo io, Tim, perché voglio capire come si fa, se no tutte le volte... allora, tentativo unico, facciamo breve e medio, va bene? Arriva salve. Perché TM, se no non, tutte le volte non so... Play. Non so come... E poi dove la tacchiamo la TV? Automatico, automatico, poi ognuno la cambia. Ma sì, stiamo scherzando, amico mio, vai tranquillo. Fai scrivere lo stesso tutti, che tanto un cellulare ce l'avranno, no? Cellulare più okay. Grosso di più grosso di grosso. Limpido asciutto. Allora, aggiungi, rimuovi via. E da qua che si aggiunge... Ah, ok, basta che non lo apri, schiacci triangolo, inviti, ok, ok. Vedi un attimo il post, perché è bellissimo. Se faccio così, scusa. Cioè, non è tutto questo caldo. Però la Silvia sta vedendo allora l'orologio. Dai. Poi quando entrate voi, ragazzi, se faccio quella cosa che ho fatto adesso. Ciao amici e amiche, in attesa di giocatori, triangolo. No, 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 no. Invita amici? No, dice no. Allora, aspetta. Perché devo capire questo, capito? Se no è un casino. Aspetta, cosa... li mette tutti? Ah, li mette tutti lui? Aspetta, togliamoli allora. Perché l'altra volta quando l'abbiamo fatta io Sharder non avevo messo questa opzione qui e eravamo solo io e lui. Ok, ok, quadrato, voi non lo vedete ma l'ho schiacciato io. Perché la live è offline? Ok. Allora, cerchiamo, allora, Sharder. Siete online ragazzi, perché non vi trovo, Allora, Marco, eccolo qua. Il primo invitato si è verificato un errore. Allora, Elite, ah, porca la miseria, aspettate raga, allora Elite, perché non lo trova? Manuel, Marco, Andrea, dove sei finito? Allora, ho invitato, aspetta, cerchiamo Elite TM, grandissimo. No, Elite. Ok, te l'ho mandato, Elite. Sharder è dentro, Manuel è dentro. In teoria si dovrebbe sentire l'audio anche, ragazzi, comunque. L'audio... Come si entra? Aspetta, Andrea, ti sto invitando io adesso. Allora, Andrea... Sulla Play c'è Andrea, né? Andrea, oh, ciao team, grandissimo. Allora, 6R45, aspetta, ti sto cercando. Ok,
mi dà errore ogni tanto, raga. Speriamo che vada bene. Sento dell'audio. Buonasera. Ciao Manuel. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, se mettete il microfono ci possiamo sentire. Chi manca? Aspetta. Elite manca. Aspettate, TM manca. Ah, Marco. Sento un rumore assurdo, eh. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao. Cioè, ragazzi, fa paura la live così. Chi è che fa casino con il microfono? Mi sa che è quello lì con la Red Bull. No, non so io. Mi sa che sei tu, Manuel. Prova a staccare. Dici? Prova. Sì, sei tu. Sì. Sì. E anche sono io? Sì. Adesso? Stacco, eh? Lo sento proprio schifoso tutto l'audio, ragazzi. Se no facciamo il party, eh? Aspetta, cioè, stacca un attimo te con la Red Bull. Ecco, adesso? Si sento sempre ma deve essere l'audio schifoso di qui. Allora aspettiamo TM che entra, se no faccio un party. Tra l'altro c'è anche il proprio audio. Togliete il pronto, raga, togliete il pronto. TM riesce a entrare? Ti è arrivato l'invito? No, è doppio triplato. Vedete ragazzi, perché non faccio mai i party. Non si può giocare con non si può l'audio. Allora Marco, dimmi, muta tutti. Dimmi, vai, muta, parla che poi butto tutti. Muta tutti. Buttarmi fuori. Aspetta che devo Sì, muto io, che voi potete parlarvi, Sì, noi rimaniamo. Allora, aspetta che ti sto rimandando ancora Marco, l'invito. Marco, una cosa. Fatica. Dimmi. Devi decidere te se mettere il bot o no. Sì, li voglio. Allora devi andare come hai fatto prima. Okay, allora, facciamo entrare lui, poi vado lì e metto gli altri che mancano, giusto? Ok, sì. Sì, magari non tutti, dai, un 5-6 bot li mettiamo. Perché poi nella live, se non sono avanti... avviate. Ok, ne avviamo uno e poi ti aspetta, ti rinvito ancora. No, però ragazzi, scusate, ma qua c'è scritto automatico cambio, tutte queste robe qua. Io giocherò così. No, basta che vai invece su registrazione aiuti, vai su aiuti, quello sotto. Esatto. Sì, però c'è la descrizione della lobby, quindi non si può. Allora, l'automatico l'ho messo per Sharder, perché io metto manuale. Traiettoria, allora, no. Medio io sì per Marco, forza. Dimmi. Marco, metti su registrazione aiuti. Controllo trazione alto. Completo. Poi ognuno quando entri dinamica metti sì. Quando entri in lobby te lo fa cambiare, Andrea. Sì, la traiettoria dinamica però lasciala che non sulle curve. Esatto. Solo curve allora. Ma mettila tutte, poi decide uno se metterlo. Ok, ragazzi. Madonna, allora io intanto continuo a invitare il TM, ma chiudo l'audio perché ragazzi è una cosa veramente incredibile. Sì, nella live sì, tranquillo, quindi scrivetelo in chat, eh. Ok, grandissimi, grandi. Ok, ragazzi, facciamo così. Perché se no davvero è un disastro. Quindi avviamo. Poi voi in live sentite veramente male, è una cosa che non si riesce neanche a gestire. Eh? Allora, mettete pronto. Credo. Allora, Sharderino, Marco Drans pronto. Quando mi mette pronto anche Andrea. E voglio che entri anche Team. Ok. Metti. Tracciati. Marco, eri te. Si sente benissimo. È quando streamo, Andrea, probabilmente l'impostazione, perché ho avuto questo problema anche con la Kimberly l'altra sera e io non ce l'ho mai. I tracciati sono Miami, li ho già messi
Manuel. Miami. Monza. E boh. Miami, Monza e un altro. C'è la qualifica breve e il ma non riesco a capire come mai il Formula 1 non piace quanto il Formula 1 22 non tira gente come il Formula 1 21. Formula 1 21 c'è molta più gente. Com'è possibile sta cosa, ragazzi? Ciao Bragali, dove devi andare? Non so per quale motivo 8.000. C'è 8.000 persone che guardano, vabbè. Siamo tutti pronti? Ok, si parte. Vabbè, proviamo ragazzi, dai, proviamo a vedere un attimo cosa salta fuori. Allora, in teoria... Ok. Adesso speriamo un attimo che riesco a fare qua. Questa che pista è? Ah, Miami. Cacchio, non la so neanche Miami io. Ok. Già mi sono girato. Bene, ma non benissimo. raga, bene ma non benissimo. Vediamo un attimo se riusciamo a capire il da farsi, Questo chi era che mi è venuto di fianco? È il 2022, ragazzi, che non riesco a capirlo, raga, perché non ho proprio la più pallida idea di... Non credevo succedesse una cosa del genere, davvero sono sconcertato. Io non riesco a trovarmi... E poi tra l'altro mi cala anche di motore. Perché mi cala di motore? Vabbè... Ma poi, tra l'altro, perché non mi dà... Madonna! Ma come mai fa così? Non riesco a capire, ragazzi. Speravo che facessero qualcosa di meglio per il volante, non l'hanno fatto. Speravo che... Cioè, dai! Ma si gira con niente, raga! Com'è possibile? Sembra che non frena. Dai, anche le zanzare su. E niente. Io voglio la traiettoria dinamica, però. Perché non me la fa mettere? Allora, andiamo ai box.
Traiettoria dinamica poi non me la fa mettere nel gioco, quindi perché non me la fa mettere? Non mi fa mettere niente, non me la fa spostare, Manuel. Porca miseria. L'ho già visto due volte, è tutto bloccato. O devo uscire ai box. Cioè, praticamente non so la pista e vabbè, quello sarebbe anche... Allora, mi... Va. Cioè, non ho fatto niente. Vabbè, vado pianissimo. L'osservatorio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Appena tocco il freno. Cioè, qui a manetta non deve andare via, cioè. Chi cacchio l'ha vista che era di qua a sinistra. Per quello che voglio provare un po' da solo, ragazzi, e non andare online. Vabbè, sapete che mi piace tanto giocare con voi, ma non si può fare una roba del genere. E mi sembra di ricordare i periodi quando c'era Battlefield e Call of Duty, che erano due cose diverse una dall'altra. Quindi andavo su Call of Duty e sparavo, divertivo, e poi ritornavo su Battlefield e non riuscivo a fare nulla perché avevo i comandi diversi. Mi sembra una roba del genere questa Formula 1. Non riesco a capire se l'hanno stravolto, se... Per quale motivo io non mi trovo, vedi? Dai, ma non stai in strada. Così è veramente ridicolo, ragazzi, il gioco, però vabbè, non fa niente. Ciao amici e amiche, come state, come state? C'è la Tina Formula 1 2022. Vediamo un attimo, ragazzi, critici, se riusciamo a... Grande Pierpaolo! Anch'io mi sto dissociando da questo gioco. Pierpaolo, mi dissocio categoricamente da Formula 1 2022. Grande player! Ciao Pierpaolo, grandissimi, ragazzi. Guardate, sto avendo delle difficoltà che neanche su Fall Guys, Warzone e non so neanche che gioco è, non l'ho mai avuto. Guarda. Ma porca la miseria, ma che cacchio di curva hanno fatto qua? Ma cos'è da prima? Buona cena Pierpaolo, grandissimo. Grande Zubituzzo, sono andato a trovarlo, grande. No, non oggi, settimana. Ma ci sono i suoni. Tipo? I suoni nella chat.
No, non credo. Magari mi si è sbloccato qualcosa, perché sono arrivato a 600 follower. Ci sono i suoni? Hanno aggiunto i suoni? Dai, che figata, non lo sapevo io. Di solito mi arriva la mail di quello che posso. Sbinnala. Ah! Allora, sto vedendo un attimo perché domani vorrei fare la gara intera a Formula 1, ma ti dico la verità che sta diventando più un problema che una cosa bella. Ciao amici e amiche, grandissimi. Primo giro buono. Eh sì, player. È un casino, amico mio. Prima c'era dentro Diego, del team. Allora, noi chiaramente, io l'amico Sharder. The show must go on, raga, impossibile, quando riesco a fare un giro che ho fatto la curva, arriva sta cazzata qui che si gira da sola, non... Non lo so, amici miei, io la vedo davvero dura. Ciao ragazzi e ragazze mitici, benvenuti e benvenute a Marco Drums Games Formula 1 22. È molto lenta sta pista, però cosa la fanno loro, cosa devono fare qua? Si forma un serpentone. Una bella Miami, ma non quel punto lì è veramente assurdo, raga. Ma le qualifiche brevi non dovrebbe... Ho fatto un giro? Che bello! Niente. Ma quanto manca, ragazzi, per partire la gara, qualcuno lo sa? Il serbatoio è praticamente vuoto, c'è carburante per meno di un giro. Hanno messo anche i cartelli in posizione un po' da stupidi. Non si vedono neanche. Io non so le
le brevi quanto dura, non 10 minuti, possibile 7 giri. L'erogazione del motore mi piace molto di più qua, eh. Avete riscattato voi ragazzi il pass? Volevo darvi un'info del canale, a settembre arriverà anche Construction Simulator e io, l'amico Sharder e credo Kevin e... Ciao Albu! Eccolo qua, parli di Kevin, è arrivato Kevin. Kevin, ho preso il Construction Simulator, eh? Quindi amico mio, io, te, Sharder e Maurizio, però non so se Maurizio ci sarà perché lui col lavoro, quindi dobbiamo trovarne un altro che venga a fare squadra con noi. Niente ragazzi, io non riesco a migliorarmi, non ho capito quanto è, ma quant'è la qualifica raga? Andrea, Sharder, Manuel, nessuno che scrive? Allora, delle grandi difficoltà, Kevin, poi appena appoggio il piede sul freno mi cala, subito, quindi la zona morta quella lì, dovrei dargli un, vedi, appena metto il piede, e poi fa così, si prende e gira, non riesco a... Poi mi fa la... Porca miseria. Ho fatto pochi giochi, una fatica assurda. Ok. Qualifiche completate. Ok, bellissime qualifiche raga, bravi. Bravi. Bella sta ripresa, eh? Un po' di luci sul pilota. Cambio automatico, ma io non voglio cambio automatico. Il cambio va bene. È il coso che non me lo dà. Ma chi vuole il cambio automatico?
Ma io l'ho messo. Abbiamo libera scelta. C'è, c'è. Vedrai che adesso te lo faccio vedere. In attesa di giocatori non so che cosa sta facendo. Non sono andato male con il cambio manuale. Ragazzi, io ho messo il cambio che ognuno può scegliere. Poi, a me per dire non mi faceva vedere le curve e io l'ho messo. Non ho capito per quale motivo fa così, sinceramente, vi dico la verità. Adesso non posso far niente. Ciao amici! Grandi! Non avviate. E come facciamo a non avviare? Sei uscito? Perché sei uscito? Inizia fra 27 secondi, amico. Vedi che non mi fa fare niente? Non posso fare niente. Allora, completo, cambio. Consigliato e manuale. Non posso fare niente adesso. Puoi mettere automatico. Ma hai visto che c'è automatico? Nel senso... uno o l'altro. E poi tra l'altro, ma c'è almeno gli altri. Oh, porca miseria. Ok ragazzi, retromarcia. Squalificato. Bene. Ah, 14 giri. Ah raga, scusate, dai, vi abbandono. Vi abbandono, amici miei. So che non si fa, imperdonabile come cosa, ma non ci siamo proprio. Io non riesco a capire. Sì, ma non è fattibile, Emanuele, non posso correre. Non posso correre proprio. A casa tua fai. Sì, fai tu, ma non entro, nel senso, devo capire come fare, non è possibile. Non è possibile, Emanuele. Allora, singolo, prova tempo, fammi vedere, Formula 1. No, Emanuele. Allora, fammi vedere, Silverstone. Fammi provare, perché veramente è una cosa imbarazzante, Emanuele. Nel senso che... non imparo niente. Il problema è quello. Allora. Impostazioni, aiuti. Frenata assistita, no. Frenati il bloccaggio. Sì, perché questa è una rottura di coglione. Controllo trazione. Medio. Solo curve, no, lo voglio lasciare senza curve. Cambio manuale, impostazioni. Sì, ma tanta pratica, Kevin. Troppa pratica, secondo me. Perché è davvero tanto diverso. Tanto diverso, sai. Giocate tra di voi, amico mio, mi spiace, ma davvero è una cosa che non... È un ni, nel senso, non mi sto divertendo, capisci? È facile che quando succede questa cosa nei giochi, io poi non ci gioco più. Devo proprio trovare il modo di, amico mio, di cercare. Ma il problema è che non ho tempo per prenderci la mano. Io gioco a tantissimi altri giochi e con Formula 1 2021 è stata un nulla a prenderci la mano, niente proprio. Qui è e il problema è che devo capire il gioco, non è che tanto dove si frega, vedi per dire, non esiste. Ok. Ricomincia.
non succedeva a medio sull'altro con col Formula 1 e ho fatto centinaia di migliaia di giri, centinaia di giri con la storia che portavo. Allora, vediamo un attimo. Questa sarebbe la pista che devo fare domani, eh? Ecco. Vabbè, questo. Già su completo. Ma è proprio la gestione del gameplay che non ci siamo per me, capisci quello che voglio dire? È un po' come quando ho provato il MotoGP 2022, no? Poi non so se era 2022 o 2021, sì, 22 mi sembra. Non mi sono trovato per niente, invece 2021 io ce l'avevo e ho fatto un botto di gare. No, automatico no, vabbè, le marce non è un problema. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Anche il... Perché non è... È un disastro il gioco con il volante, è molle, non ha feedback, non ha true force, non ha un cazzo. Quindi è come avere un coso molle. E invece Gran Turismo il volante diventa anche duro, ha true force. Non so. Allora io sono uscito, Andrea, perché praticamente mi ha buttato fuori il gioco dicendo... Sai che all'inizio mi sono ribaltato, mi ha buttato fuori e infatti ho detto, però non so se mi sentite in game, pensavo che avevate aperto tutte la live. Ragazzi esco, ho fatto vedere un giro vostro e esco. Manuel è crashato subito, io sono uscito perché mi ha squalificato e star dentro 14 giri, cosa faccio vedere agli amici della live, Andrea? Mi spiace ma adesso... Pensavo di riuscire a fare come Gran Turismo, possiamo giocare insieme solo a Gran Turismo, ragazzi. In Formula 1 io per un po' non entrerò più a giocare online. Beh, a parte che la lobby deve fare la Sharder, questo sì, assolutamente. Penso che il problema sia anche proprio del solito problema mio che ho, che quando faccio le live è un disastro. Cioè, perché io sto streamando e quindi mi porta via probabilmente spazio dalla... No, assolutamente no, Andrea. Forse incominci a capirmi. Mi hai capito? Il problema è che, ragazzi, lo streamer o comunque chi è dalla parte di Twitch deve divertirsi per farvi divertire. Se chi deve farvi divertire non si diverte, non ci siamo. Penso che Andrea ha capito esattamente quello che volevo dire con non entro online senza dirlo. Grande Andrea, c'è feeling tra noi, eh? Cioè, perché io se stacco la live adesso vado sul 2021 mi fa cadere la live di Twitch, ma appena stacco tra un po', ragazzi, io voglio andare subito sul 2021 che non l'ho cancellato e vi dirò anche che probabilmente domani la farò di là. O devo mettere i bot tipo a 12. E Andrea, io stasera dovevo fare Gran Turismo 7, tra l'altro. È solo che ho fatto le copertine sbagliate e ho messo Formula 1 2022 perché già la faccio domani Formula 1. Mi dispiace anche a me, Andrea.
Sai benissimo quanto ho pagato. No, no, in parti no, 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 Manuel, mi arrabbio, ti dico la verità. Scusami, ma no. Devo star da solo adesso. E non lo so, Kevin, non lo so, Kevin, ti dico la verità, non lo so. Non va bene. Per adesso non va bene. Ciao ragazzi, amici e amiche di Twitch. Sì, deve essere una sfida che però... deve essere una sfida che mi diverto, perché sennò non posso fare live. Allora, a quel punto lì metto 2021 che mi diverto. E vabbè, rimane qua il 22 a fare polvere. Mi dispiace perché le macchine che poi sono quelle che stanno usando loro sono queste qui. Ah. Allora, la questione è che gli aiuti poi non imparerai mai, non è vero, perché in Gran Turismo io ho cominciato con tutti gli aiuti e pian pianino ho tolto, e in Gran Turismo vado bene. Poi chiaramente bisogna sempre vederla nella situazione, che io devo leggere anche la chat e rispondervi, quindi non sto giocando da solo e mi sto concentrando da far paura, però infatti poi se c'è anche Carla, c'è la Giulia, c'è Lord e tutti, tu hai detto se metti gli aiuti non imparerai mai, io questo ho letto, però vedi, non puoi fare il paragone di sistema con Formula 1. No, sono due giochi diversi, e infatti GT7 non ha assolutamente implementato nulla del True Force. Eh sì, infatti ho messo il coso completo, Manuel. Sì, lo so. Certo che sono due ditte diverse, sono due giochi diversi, due gameplay diversi, e chiaramente le macchine sono diverse, perché anche comunque le macchine da Formula 1 su Gran Turismo non sono come queste qui, quindi è un po'... Però non hanno implementato assolutamente niente, nel senso il volante è molle, non ha True Force, non ha il ritorno di forza, è tutto mollissimo, no? Quindi ho quella sensazione. Già stasera Andrea mi ha dato un settaggio che secondo me va benissimo, che è meglio. Allora, fammi provare un attimo, Manuel. Porca la puzzola. Allora, no, sì, traiettorie, mettiamo solo curve. Stavi correndo da solo, amico mio. Postazioni, prova a tempo. E non è che c'è tanti comandi, sono questi qua che mi ha dato Andrea. Cioè, posso stare qua un'ora in live a fare i comandi? Cioè, capisci? Force feedback, vediamo un attimo. Vibrazione, force feedback, io ne voglio di più. Proviamo 80%. Vibrazione, force feedback. Effetti sulla pista. Questo che cos'è? Ferti cordoli, intensità. Allora, sterzata, ammortizzatore di intensità, la forza. Applica diversamente. Ti viene bene creare quanto impostazioni. Miglioramento sotto sterzo. Rotazione. Miglioramento sotto sterzo. Proviamo a fare così. Sì, però non c'è, vedi. Non c'è un... Ok. No, predefinita no. Ce l'avevo già prima. No.
No, non dirmi che me l'ha cambiata. Ah, porca loca. Che cos'è questo? Ma no. Salva come nuovo. Facciamo Manuel. Forse sono... Perché mi cala di motore? Mamma mia, è un po' come assetto corsa competizione, raga, che è un rompino con... Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi, stiamo facendo un po' di Formula 1 2022, mi sto cercando di migliorare perché domani c'è la gara di Silverstone. Ciao ragazzi, ragazze, mitici! È simile prima, adesso vediamo coi tempi, Manuel. Porca. Mi sembra che sto facendo cagare uguale prima, quindi non saprei dirtelo. Ciao amici e amiche, sto cercando in tutti i modi di... È solo che c'è la traiettoria e quindi mi accorgo prima di frenare e fare, però non mi sembra che ci sia tutta la differenza. Soprattutto di tempi, tra l'altro. Devo fare, sai cosa? Una prova di gara. Adesso metto una gara. Voglio mettere una gara a vedere, perché magari adesso col... Allora, 1.33. Aspetta. Ah, fammi ambientare un attimo, Manuel. Se no non riusciamo più a capire cosa... 19.000, mica! Sono 19.000 e 4.000... Una schifezza, raga. Qui ho tagliato mezza curva.
appena tocco, allora diciamo che il simulatore per eccellenza, ragazzi, è Assetto Corsa Competizione, perché ha anche tutte le zone morte dei volanti dove si può andare a toccare. Io adesso, per dire, ho un problema che non posso assolutamente toccare il pedale del freno perché mi frena subito. Ah, parola! E quindi se appena lo poggio per riposarmi un attimo mi fa il problema. Invece io con Assetto Corsa avevo risolto, e col GT non me lo fa. Allora, fattore che non si gira più mettendo il trazione completo, non mi fa più quel problema lì, però volevo anche andare con medio, ma più che invece di girarsi in continuazione. È la seconda volta o terza volta che quella curva lì la prendo al limite, eh? E anche questa qui la prendo tutta fuori traiettoria. Devo provare a fare una gara, raga. Devo provare a fare una gara, per capire un attimo. Ok, 19.283. Ok. Uno 33.027. Ciao ragazzi e ragazze mitici, benvenuti Formula 1 2022, Marco Drums Games, seratina un po' così, vi dico la verità. Adesso vediamo un attimo con un Grand Prix. No. Ah, c'era anche la campagna, eh? C'era anche la campagna che devo continuare, raga. Questo, che pista è? Ah, no. America. Ho sbagliato. Tra l'altro i caricamenti sono un pelino più lenti del 2021, ma ovviamente deve caricare molta più grafica, eh? Quindi
e poi sto continuo comunicazione con i server online fa perdere un sacco di tempo. È questo anche che dà la... Allora, avvia un nuovo. Certo, ne volevo già avviare uno nuovo. Gran Bretagna, eccolo qua, avanza. E Marco Drans Leclerc, qui ogni volta bisogna cambiarli, rimangono. Ok. Spero ci siano tutti. Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi. Allora, vediamo un attimo se riusciamo a capire qualcosa. Ah, con la pioggia, con la pioggia. Vabbè, proviamo anche con la pioggia. Non si vede nulla, non si vede neanche dov'è la pista, sembra tutta una roba grigia indefinita, una bella grigiuzza indefinita, ragazzi. Chiaramente volevo provare, cosa mi mette il gioco? Mi mette l'acquetta, la fangaglia mi mette. Amico mio Maurizio, allora ti posso dire la verità, non tanto bene, nel senso che oggi ho la cervicale a manetta. Sì, mi sei mancato Maurizio, 3-4 giorni, 5 giorni che non entravi e caspiterola, mi manchi amico mio. È difficile, e anche ho preso un gioco difficile, come cacchio parlo, che non mi sto trovando Maurizio, quindi è un po' anche frustrante, però sono riuscito ad arrivare a 601 nuovi amici e quindi diciamo che dai, va tutto bene, noi ci sentiamo lo stesso comunque su, beh sono primo però, vabbè. Non dormo da giorni, caspita Maurizio, assurdo, non capisco come fai, ti dico la verità amico mio, non so come fai. Io se non dormo sotto 7 ore e mezza sono distrutto. Poi arriva anche un pagliaccio che probabilmente sapete già, uno di quelli Instagram, YouTuber, il cazzo, quello lì che dice che dormire da stupidi, e vabbè, si farà di cocaina, quindi penso che non ci siano problemi per lui, e poi non fa un cazzo dalla mattina alla sera. È facile parlare così, sti pagliacci. Invece noi che ci facciamo il culo è veramente triste e dura. Infatti oggi poi ho chiuso le 7 e sono andato alle 9. Mamma mia. No, davvero, non capisco amico mio come fai davvero, perché non capisco come fai. Allora, le partenze sono sempre una schifezza. E vai. Come fa a frenare il computer sempre così forte, che schiacciato tutto il pedale
non si riesce a... Oh, amico mio, dai, vai a lavorare, vai a lavorare. Grazie che sei passato a salutarmi, mi hai riavvivato la serata, dai, grazie Mauri, stammi bene, saluta tutti a casa, mi raccomando. Ciao Maurizio, grazie amico mio, amigos, grande. Anche la live Bettina stasera non c'è tanta gente dentro. Ciao amici e amiche, come state? Grandissimi. Abbiamo Max davanti a noi. Porca miseria. Loro frenano davvero forte. Non capisco. Anche perché se vedo dove frenano... quel punto lì dove posso fregarlo, perché qua praticamente non posso fare nulla. Sei serio? Grande Drans. Dovrei farla così domani la gara, allora forse. Dovrei cercare di farla così. Manuel, sei ancora in live, amico mio? Forse il settaggio così mi trovo un po' meglio, Manuel. Grazie della dritta. Andrea, Sharder, state correndo, state giocando, siete andati. Adesso devo provare e provare a farla senza traiettoria, ragazzi, perché la traiettoria... Ah, grande Charles, grande, sì, ma infatti pensavo, scusate se vi disturbo mentre giocate. Allora, così non sembra che va malaccio, però chiaramente ho il controllo trazione completo e il... che poi alla fine è quello che mi frega. Che ogni curva, qualsiasi roba, quando vai a schiacciare l'acceleratore, è assurdo che si gira così. E la traiettoria. Però la traiettoria adesso volevo vedere se riesco a toglierla, perché domani che voglio fare i 60 giri, con la traiettoria non è un granché. Raga, ho fatto andare un po' fuori giri, Il distacco dal tuo compagno di squadra è 5,4 secondi. Ho cambiato anche prima del tempo. C'è una zanzara qua che mi sta facendo morire, raga. Io non so se Kevin è ancora dentro.
Kevin, ci sei? Hai capito che ho preso il Construction Simulator, amico? Devo prendermi dei punti di riferimento. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, grandissimi! Stiamo girando, facendo le prove della gara di domani. Gran Bretagna, Silverstone. Madonna, ma perché frena? È la zona morta ragazzi questa, eh? La zona morta del freno. Ah, scusa amico mio, grandissimo Andrea. No, mi sono un po' tirato su di morale, dai, così ti lascio andare a letto tranquillo e non magari che pensa che non gioco più. Mi sono un po' tirato su perché vedo che, ok, con la trazione al completo, cosa che invece di là la uso media, sono riuscito a vincere. Quindi diciamo che con 50% di difficoltà dell'IA, eh. Leclerc. Adesso voglio fare un'altra prova. Sì, no, allora è assurdo, cioè nel senso lo lascio completo perché poi pian pianino man mano che imparo le piste e le cose comincio a metterlo medio o a dosarlo, perché guarda che è una cosa incredibile. Però adesso voglio fare, wow, le 6, bella, le sfide col pass. Tu l'hai comprato il pass, amico mio? Io avevo il pacco con 18.000 e ho comprato il pass, così mi dà tutte un sacco di cosettine. Dopo questa giornata incredibile, chi è stato il migliore in pista? Io non ho ancora visto un replay per vedere se scatta o com'è il replay, perché nel 2021 scattava quando si andava a vedere il replay. Le partenze le faccio sempre brutte. No, non scatta più, eh? Grande Andrea. No, ma io avevo 18.000 crediti, non so perché. Sarà forse l'edizione che ho comprato? Non regalavano i crediti a tutti con qualsiasi edizione? No, eh? No. Infatti, avevo 18.000, ne ho comprati 9.000 un pass e comprandolo a livello 5 me ne ha già dati 2.500. Quindi praticamente se giochi sempre tutti i pass. Ah, la Champions Edition. Allora io ho comprato quella lì. Non sapevo neanche che edizione ho comprato, fai te. Ah, ho capito. Non è che me li ha dati perché ce l'avevo sul Formula 1 2021, no, eh?
mamma mia come sono basse queste macchine, eh? Sono veramente basse da terra, ma che roba. Cioè sembra che ma che roba, sembra che toccano, eh? Incredibile. Ah ok. Ok, buono a sapersi. Allora, buona a sapersi, amico mio. Tra l'altro oggi, scusate raga, ho un sonno. Tra l'altro oggi, amico mio, ho comprato, che io non ricordo più, Andrea, scusami tantissimo, se eri tu che mi avevi detto che vuoi comprare Construction Simulator, che siamo io, Sharder, Kevin, e forse eri tu che venivi a giocare con noi a Construction Simulator, o forse era un altro ragazzo che me lo diceva. Tra l'altro TM non è riuscito a entrare e non lo vedo neanche nella live, amico mio. Mi spiace, cazzo, quando succedono queste cose. E a volte è per quello anche che... No, mai passato per la testa. Ah, ok, niente allora. Va bene. Non ti va di guidare i camion, le ruspe, sollevare le cose con le gru, no, eh? Va bene. Allora, facciamo controllo trazione. Vabbè. Va bene, allora ci guarderai noi la sera a fare sta cosa. Allora ragazzi, le partenze, come sono le partenze qui? Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Grandissimi. Allora, questa è la seconda. Sto provando la simulazione per domani, raga. Simulazione di gara. Faccio una fatica a vedere, ragazzi, la strada. Non so se è questa qua di Silverstone che è fatta così o non so, raga, ma faccio una fatica senza l'aiuto della trazione. E solo, come si fa a correre una gara intera di 60 giri con i cosini verdi? Che domani esco alle 2, se riesco ti raggiungo. Grande. Domani faccio 60 giri in santa pace, però devo capire. Di non farti sbagli, eh. Ciao amici e amiche, benvenuti. Grande. Io invece mi sono un po' arrabbiato e mi sono un po' tirato su adesso, ma senza l'aiuto della traiettoria questa pista qui non riesco a vedere la pista. Mi sono arrabbiato perché con l'aiuto di trazione a medio praticamente sono sempre fuori. Ciao amici e amiche, come state? E allora ho messo un controllo un po' più forte, ma sembra che non ricordo la pista. Assurdo. Ok, DRS disponibile.
regolare la visuale. Beh, ma è proprio la pista che non è, ha il colore grigio che si confonde con il bianco e il verde. No. Un po' più in alto. Ma perché la visuale mi piace così. È proprio la pista che mi... Invece avendo i cosettini verdi, sì, questa visuale è un po' più dall'alto. Sì, ho capito, amico mio. E come fai a farlo? Impostazioni. Ciao amici e amiche, come state? Allora, impostazioni. Come state ragazzi e ragazze? Dai, andiamo a correre un po' con Formula One 2021. Impostazione grafica. Campo visivo. Offset laterale, verticale, in su. In su e indietro, no, laterale no. Proviamo così. Ok. Laterale 2. No, laterale non mi piace, sinceramente. Perché è un po' storta. A me piacciono le cose dritte. Vediamo se è un po' meglio, raga. Ah, ok. Allora, si vede un po' più indietro, si vede anche la faccia. Vediamo se riesco a vedere un po' meglio la pista, ragazzi. È vero o no? Sai che già così la vedo molto meglio la pista, eh? Era troppo bassa e confondeva il grigio chiaro, scuro, sto grigio strano della pista con anche il... Adesso la vedo un po' meglio. Ma come Russell? Ah, è cambiata un po', perché mi ero abituato a prima e adesso mi è cambiata davvero. Però vedo meglio la pista. Vedo meglio la pista. Grazie Andrea. E... No, adesso ho sbagliato ragazzi. No. Non perderli, potresti avere l'occasione di riconquistare una posizione. No. Alla fine della gara saremo penalizzati, i commissari che hanno assegnato dei secondi da scontare. Vabbè. Ah, davanti, no, quello non mi piace. Non mi piace come visuale. Tra l'altro c'è un mio amico streamer che ha 250.000 follower, che lui lo vedo sempre e è forte, mi saluta, ci sentiamo anche, che lui praticamente quando gioca i giochi di macchine li gioca addirittura da dietro. Sì, il naso mi piace sul Gran Turismo. Qua vi dico la verità, la visuale che mi piace di più è questa qua. Però potevano mettere un tasto che cambiava la visuale durante, eh? Allora, la IA lo dicono tutti che è stupida e infatti hanno ragione.
Va, va, va. Mi vengono addosso. Va, va, che roba. No, cazzarola, mi son perso. Niente, faccio fatica. Porca loca, faccio fatica a vedere la pista, raga. Ma sì, tanto non serve l'alettone. No, raga, mamma mia. Perché a decimo? Ma era decimo, scusate, raga. Tantissima azione oggi a Silver. Mi è sembrato un po' strano, eh. Mi è sembrato un po'. Non credevo che di essere decimo. Oggi non sono mancate le. Ah, la penalità. Ah, ok, ok. Ah, infatti ero quinto. Con le penalità. Ah, beh. Ah no, 10 posizioni. Quindi è naturale scegliere lui. Vabbè, fa niente. Un altro favoloso fine settimana di corse. Grazie a tutti per l'ascolto. Ci vediamo. Devo. Devo capire. Ciao amici e amiche di Twitch. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi subito. Grandissimi. È grandissimo. Devo capire, ragazzi, come fare la gara domani. Ci siamo presi una penalità. No, dai. Ma dai, ma non lo so, Marchito, ma cosa fai? Ma neanche la penalità sulla partenza, ma stai calmo. Allora, se faccio fatica a. Questa è la seconda. Seconda. E si apre, e si apre, e si apre tutto. Fino ad arrivare a questa qui. Terza, quarta. Si apre. Si apre tutto. Cala una. Ciao amici e amiche, come state? Buon sabato sera a tutti. Forse lì ho tagliato un pelino, eh. In prima. Ho messo in prima. Ho già perso la concentrazione, dai. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Formula 1 2022. Ferrari Leclerc, Gran Bretagna,
sto provando un po' per fare domani la gara di 60 giri, siete tutti invitati, però lì non devo fare così, devo tagliarla un po' di più. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Ah! Mi sembrava sempre che devo andare a destra e invece poi dopo posso aprire per fare la parte qua. Queste si scalano solo due marce, però se magari giro un po' di più invece di andare in mezzo al FedEx lì, al DHL, è meglio. Ah, credevo che ero io. Ciao ciao Sharder, grazie di tutto, grazie amico. Scusa che la live, la gara insieme non è andata, ma devo prima capire come si fa tutto l'ambaradan qui. Buonanotte, buonanotte Sharder, stammi bene amico mio, buonanotte. Faccio anch'io l'ultima, poi vado perché tanto... Eccala. Che non vedo le curve. Ciao Sharder, ciao amico mio. Domani alle 2 facciamo Formula 1, i 60 giri completi, e invece Verstappen dietro sta facendo giri a manetta, e invece domani sera credo che facciamo il Gran Turismo, così vediamo le livree, amico mio. Ciao, buonanotte. Allora Max è arrivato, eh? Eccola. Abbastanza Kevin, sì. Ti devo dire la verità, mi sto ritirando su un po'. A parte queste qui che... dopo... Cacchiarola, più veloce di così.
Allora, ci sto prendendo un po' la mano, raga. Facciamo un'altra garettina qui al British e poi per stasera ci salutiamo. E credo che domani pilota del giorno Carlos Sainz. Ecco, dopo tutto sto casino, vedere che è il mio compagno o un altro che... Tra l'altro deve piacere molto questa ragazza qui perché l'hanno copiata, l'hanno copiata. Quindi hanno usato 10 persone, dovevano far vedere, e le hanno pure copiate, ragazzi. Quindi, tanta roba sto Formula 1 22 di Electronic Arts. Di massimizzare la strategia e di rimanere fuori dai guai. Ci sono tutti macchine fatte benissimo, I trionfatori di oggi. Ecco, a questo punto credo proprio di sì, sai, amico mio, perché sto vedendo le facce e vedo a volte facce identiche. Vabbè, intanto il grandissimo Leclerc festeggia. Gli completati. Ne faccio un'altra perché voglio capire se domani vado in live con questo, ma credo a sto punto proprio di sì. Grande Leclerc. È rimasto concentrato fino alla fine e ha approfittato di ogni minuto. Faccio una, a parte che sono stanchissimo, quindi penso che anche quello influisce un po', però voglio capire sia a fare le partenze. Allora, se la partenza con trazione completo è così, l'altra ti si gira, bisogna farla praticamente a zero. Spero, cacchiarola, spero, perché se mi faccio 360 giri così, amico mio, allora qui è la questione di abituarsi, poi con senza l'aiuto della traccia delle curve, no, qua è terza. Senza l'aiuto delle curve devo ricordarmi il tracciato per 60 giri. Io spero che domani mi aiuti Carla, perché se poi arrivano gli amici di Twitch a scrivere in chat, per me diventa un po' un casino. Perché io leggo tutti su Gran Turismo, tranne al Nürburgring che non ce la faccio. Ma su Formula 1 devo davvero concentrarmi, perché appena mi sconcentro un attimo vedi qua, porca loca, ma quello lì non è così. Ma io ci credo che spaccano i cambi, ragazzi, ma fanno davvero così in Formula 1. Allora, vi dico la verità, è un po' di tempo che non vedo gare perché le faccio io e quindi poi non vado a vedere le gare loro. Vedo gli highlights, queste cose qua, no? Ma se scalano davvero così velocemente, io ci credo che spaccano. Io gioco ancora con le curve. Ah, ok. Perché se non hai tanto tempo per sapere le piste come sono, porca la miseria. Ma come fa che vanno così lenti a starmi così tanto dietro? Non dovrei dargli molto più paga? Dai, mi hai rotto la lettone. Lo fai sembrare facile. Va, va. Ma che mi viene addosso? Se succede questo domani sono un po' nelle pippere. Hai visto, mi sono completamente dimenticato dove era la pista qua. Sì, assolutamente, ma questa è una cosa che dicono tutti, 2021 non era così. Sì, non era tutto sto granché, ma
Se sei sulla loro traiettoria, praticamente sei un birillo. Adesso non guardate qui, che è esatto, non vorrei proprio fare questo domani. Ecco. Mi sa che l'ho tolto flashback. Sì. L'ho tolto perché ho messo che mi rientra in pista, mi sa, eh. Però a sto punto, amico mio. Ah no, c'è, che tasto bisogna schiacciare? Aspetta. Ah, il tastone. No, no, il tastone. Non è che devo per forza vincere, raga, non mi frega niente. Più che altro è che vorrei. Alcune informazioni su Russell è fuori dalla gara. Sì, perché me la dimentico. E me le dimentico, però vorrei farlo così, senza, perché tu metti il caso che entra qualcuno domani nella mia live e vede 60 giri, già uso il controllo di trazione, quindi già è un po' così. Se poi vede 60 giri con la lignetta che si alza e si abbassa, è un po' brutto, no, da vedere. Davvero, bisogna scalare tantissimo, eh. Poi anche il pedale del freno lo trovo strano. Cioè adesso voglio frenare tutto. Perché mi sorpassi IA del cavolo che poi... Ma per divento a collisione con Verstappen de che? È lui che mi è venuto addosso. Anche perché sul 2021, Andrea, io lo facevo senza... Ma davvero bisogna scalare... Bu 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 bu. Ma no, ma sei serio? Faccio fatica, ragazzi, a vedere la pista. Cioè, sono entrato dentro. Ma cos'è che sono entrato dentro? Una questione di box. Ma non avevo mai sbagliato lì. Sai che non mi ricordo più. Non mi ricordo più dove si fa. Ma dove cacchio è? Personalizzazione telecamera. Ah, qua. Ah, è vero, è vero. Allora, verticale. Si alziamo a 20.
Proviamo. Sì, dà anche fastidio, ti dico la verità. Ma è la colorazione della pista che proprio mi dà fastidio. Guarda qua, eh. Prima sono entrato dentro in quel coso lì, ma non so perché. No, ma è solo questa pista, eh. Deve essere l'asfalto di questa qua, Andrea, perché le altre mi trovo benissimo. È questa qui che mi sto trovando male, ma alzando la macchina adesso mi trovo meglio. La macchina, alzando la visuale. Allora, domani vi aspetto, ragazzi, ore 14, Silverstone, Marco Drums Games, giri completi, eh. Non è il primo Carlos Sainz, ma è Charles Leclerc. Allora, dovrei correre con Sainz domani, eh. Quasi quasi domani corro con Carlos Sainz, in suo onore, grandissimo, sì. Domani corro con Sainz. E ogni tanto cannello dentro qualche marcia che non c'entra niente. Sì, così è molto meglio, Andrea, grazie della dritta. E ringrazio anche Manuel, che poi alla fine era uscito, che le impostazioni, resettandole, mi trovo un po' meglio col volante. Probabilmente le ho smanettate un po' troppo. Il miglior tempo, continua così. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 7,4 secondi. Qui l'ho fatta un po' lunghetta, dovrei stare un pelo più attento.
cacchio, che cannata assurda. Madonna, guardate quanto mi ha ripreso. Mi ha ripreso tantissimo, tantissimo, raga. Devo stare molto attento perché tempo zero arrivano, tempo zero. Il migliore è stato lui, vabbè, ho vinto io, ma... Ah, perché chiaramente io avevo 10 secondi di penalità, sono finito? Come sono finito? Vediamo con 10 secondi di penalità. Che non mi ricordo neanche... Ah, all'inizio perché l'ho toccato dentro. Cioè, in realtà mi è venuto addosso lui, però vabbè. Ora una domanda per te. Ah, sesto. Oggi Max Verstappen ha guidato con una tranquillità 10 secondi, precisione davvero campione. Non ho capito perché è quella penalità, Andrea, ma davvero incredibile. Ah, ragazzi, vabbè, dai, mi sono ripreso un po', Andrea, quindi sono un po' più contento di prima, un po' meno arrabbiato. Domani lo farò sicuramente su Formula 1 2022, ore 14, 60 giri. Prendiamo e andiamo a correre insieme. Vedi che a pass podio qua. Sì, anch'io mi ero arrabbiato, ti devo dire la verità. Mi ero arrabbiato, non so se ti ne sei accorto, ma credo di sì. E quando mi arrabbio non mi diverto. Invece poi dopo, dai, alla fine ci sta. Bisogna fare tutte queste missioni qua, ci dà un botto di roba. Fare la doppietta col tuo compagno. La tua squadra spende 50 milioni per il team, completa 3 programmi di prova in carriera. Figo. Lo standard, vince una gara in Ungheria, completa una gara in Giappone usando il cambio manuale, completa una gara a Singapore usando il manuale, ottieni una pole position con Sergio Perez. E questa ce la dobbiamo fare domani, ragazzi, perché con Perez correrò domani, invece con Charles Leclerc correrò con Perez, perché il 21 è la tua zona di comfort. Ho lasciato alle spalle. Sì, è vero, hai ragione Andrea, bravo, così si prendono le cose. Hai ragione, stavolta ti do ragione al 100%, 100%, sarebbe 100%. Dai ragazzi, sono morto di sonno, sono distrutto, vado a letto. Ci vediamo domani, ore 14, quindi se riesci a venire Andrea sono contento, se no appena poi torni a casa da lavoro ti colleghi, anche se ti perdi l'inizio, sappi che il tuo amico Marco Drums Games Channel cercherà di vincere la gara di Bridgestone domani, del Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone, e lo chiamerò Bridgestone, così, no, Bridgestone è una marca delle gomme, non ha senso. Va bene ragazzi, buonanotte a tutti, ci vediamo domani, ciao Andrea, ciao a tutti quelli che sono rimasti, e dovrei riuscire, sì, infatti, Bridgestone l'ho chiamato, vabbè. Notte Andrea, notte amico mio, grazie di tutto che sei stato qua con me fino alla fine, gli altri mi hanno abbandonato, si vede che hanno visto che ero un po' arrabbiato e chiaramente non sono belle le live così, per questo che voglio capire e fare le cose fatte bene, così poi mi diverto e ci divertiamo tutti insieme. Che bello, super gettone ottenuto, che bello. Va bene amico mio, dai, vi saluto tutti, ci vediamo domani e mi raccomando ragazzi, se non siete iscritti iscrivetevi al canale di Marco Transgenziano. Ciao Andrea, ciao a tutti.